Benvenuti sul canale di Lord Demonet. Oggi parliamo di un mazzo che è sicuramente uno dei top tier di questo meta, che tra l'altro verrà anche potenziato perché uscirà un nuovo amuleto a 3 che permetterà di curarsi e di creare un drago 6-6, mi sembra, che poi analizzerò in futuro quando usciranno altri spoiler di altre carte, o forse sarà già uscito prima che io registri questo video, non si sa. E niente, questo semplicemente è il Mastercard Ravencroft. Tutte le carte sono giocate in triplice copia, direi, sì, a parte Egida Celestiale. Abbiamo 3 per di Globo Celeste per pescare, 3 per di Tempio sulla vetta per ovvi motivi per fare 7 danni col Cavaliere Celeste, 3 per di Biancaneve perché è una carta troppo forte, 3 per di Medium Ingioiellato perché sì, ci fa sempre pescare oppure ci fa curare, 3 per di Scrittura Oscura perché è una carta forte anche questa, 3 per di Carapace di Gemma perché cala una Tartaruga 3-5 che beneficia del Tempio sulla vetta, 3 per di Elogio della Follia perché in combo con Cerva di Cerine a turno 7 è una rimozione fantastica. 3 per di Giovanna Faro di Speranza perché è una OE veramente molto forte. 3 per di Sacerdote del Randello perché anche lui è troppo forte. 3 per di Cerva di Cerinia perché ha una versatilità incredibile, me ne sono accorto facendo parecchie partite. E spesso è una carta un po' difficile da usare, nel senso che prima ve la dovete settare, ovvero prima dovete calare gli amuleti in previsione appunto di lei. Però una volta tirata è veramente molto forte se scegliete la giusta versione. 3 per di Tacro con Lepre Marzolina, perché sì, anche questa è troppo forte. 3 per di Etere Divinità Tutelare, perché mettere a turno 8 un 3-8, sì, è vero che perde l'effetto tempesta perché lo guadagna solo con ostentazione. Però diciamo che mettere questa 3-8 che con guardia, che deve essere superata dall'avversario per forza, è veramente molto fastidioso. 1 per di Egida perché è veramente una chiusura incredibile. Cioè, Egida è sempre stato molto forte sin da quando è uscito. Tra l'altro ora dovrò anche rimpiazzarlo con l'uscita della nuova espansione che chissà quando avverrà. Vabbè, guardiamo un po' di replay, vi faccio vedere i tre mazzi top tier, direi, che sono, vabbè, Mirror Match, vabbè, facciamo Dimensionali, che è sicuramente top tier. Però questa partita credo di averla abbastanza dominata, quindi forse non lo so. Vabbè, ma le partite con sto mazzo sono così: o dominate o venite dominate, perché dovete continuamente fightare in board, continuamente togliere pezzi all'avversario e continuamente avere il controllo. Quindi o la dominate o perdete, però appunto come ho già detto. Qua la mano è pseudo buona, togliamo etere, non è bello partire secondi, ma diciamo che l'avversario saltando il turno 2 ci fa un grosso favore. E probabilmente è proprio questo fatto qua che mi ha fatto vincere. Se lui non avesse saltato il turno 2 probabilmente avrei perso. O forse me la sarei giocata, non lo so ora. Qua T2 Biancaneve sicuramente. E infatti la tiro, lui qua ci rivelerà la sostituzione che mi toglie Biancaneve, ma non è un problema, io l'avevo tirata apposta per fargli togliere quella carta lì. Qua io tiro Medium Ingioiellato e chiaramente prendo il peschino. Ottimo che io di turno 4 abbia il Sacerdote del Randello, ottimo che io abbia già il Tempio sulla vetta per fare due danni con questo Medium Ingioiellato, che sì è vero, sembra una 1-2, però quando attacca fa due danni. Vabbè, come dicevo, tiro Sacerdote del Randello, tanto ne ho pescati due e gli banno la 2-2. Cioè, non aveva proprio senso non evolvere qua. Dicevo, gli banno la 2-2, gli faccio questi due danni, lui qua sarà costretto a togliermi la 4-5 con un'evoluzione e quindi va tutto secondo i piani. Sì, va bene, evolve, gli rimane con 2 di vita, io qua potrei o tirare te con Lepre Marzolina oppure utilizzare Sacerdote del Randello, ma vediamo un po' cosa faccio. Cosa faccio? Ah no, ok, preferisco tenermi il punto evoluzione che ci sta. Ci sta. Tiro te con Lepre Marzolina semplicemente poi per avere un 4-5, che tra l'altro è neutrale e quindi non, come dire, non è influenzato dagli effetti del Tempio sulla vetta. Quindi attaccherà sempre per 4 lui. Qua chiaramente il 4-5 me lo deve far fuori e utilizzerà un sacco di risorse. Vediamo un po', sì, è l'ultima carta con cui mi attacca il fantoccio. Va bene, lui non ha una board troppo preoccupante, ha semplicemente un 2-1 e un 2-3 in campo che io posso togliere col Sacerdote del Randello, praticamente. Utilizzo anche Carapace di Gemma, come dire, semplicemente per avere un 3-5 in più il prossimo turno. E inoltre il prossimo turno, grazie alla Cerva di Cerinia, potrei anche avere
un 4-5 in più e potrei anche utilizzare l'elogio della follia, non si sa mai. Vediamo un po' cosa mi fa, tira l'artefatto splendente, va bene, mi andrà a faccia probabilmente. E questi danni faccia mi danno fastidio, basso e abbastanza. Però qui io faccio un turno veramente molto forte. Elogio della follia più cerva di Cerino. Guardate qua quanto è forte. Chiaramente cioè, scelgo la cerva oscura in questo momento. È forte anche quella luminosa. Però chiaramente in questo caso non aveva senso perché quella luminosa non mi avrebbe dato board. Qua lui deve fightare veramente molto in board. Deve togliermi una 3-5, una 3-5, una 4-5. Ok, va bene, ci sta il trade. Qua mi toglie la 3-5 che poteva fare comunque 5 danni col tempio sulla vetta. Direi che l'ha giocata abbastanza bene. Mi toglie anche l'altra 3-5 perché aveva flagello e quindi perché non dovrebbe toglierla. E niente, metterà un 2-2 e io qui potrei contrastarlo giocando il sacerdote del randello, per esempio. Oppure, altra giocata interessante è Etere più Biancaneve. Perché Biancaneve evolvendola mi permette di tradare entrambi i suoi pezzi. E inoltre mi permette di avere un 6-4-6 in board Etere che è veramente molto ingombrante. Oltre che il 3-8 con guardia, che è anch'esso ingombrante. Prossimo turno avrò di nuovo Etere. So che per lui passare questa 3-8 è veramente molto difficile, quindi io ci marcerò abbastanza sopra. È vero che Etere è anche forte T10 per calarmi Egida Celestiale, però in questo momento la mia win condition è semplicemente pushare danni col tempio sulla vetta e basta. Qua va bene, qua mi fa capire che ha, come dire, utilizzato la bioproduzione per aggiungersi gli artefatti splendenti perché non ha motivo di averne così tanti nel deck. Va bene, qui mi indebolirà molto la 7-8, che tra l'altro morirà. Sì, perché si è pescato tutto. Non ha avuto Deus Ex Machina, ma voi pensate, Deus Ex Machina in questo matchup, quando l'avrebbe utilizzata? Quanto tempo avrebbe perso? Qua, ecco, ora io vi vorrei far riflettere su questo trade. La 4-7 tradda la 2-3 e la 1-4 va faccia. Se io avessi tradato con la 1-4 e la 2-3, avrei pushato sì 4 danni con l'altro, però la 1-4 non avrebbe più fatto 4 danni il turno dopo. Pensateci. Perché chiaramente è sempre per il fatto che il soldato di piombo è un difensore neutrale e non è dei chierici. E quindi non beneficia del tempio sulla vetta. Qua va bene, non... sì, può farmi fuori la 7-2, però sono 11 danni. Lui ha, mi pare, 10 di vita. E niente, chiaramente capisce di aver perso, capisce di non potermi più togliere nulla. Poi comunque il prossimo turno avrei potuto calare altra roba. Legioni reali, anche questa abbastanza dominata. Sì, comunque con le legioni reali è un po' un terno all'otto, nel senso o l'avversario vi mette board e voi non riuscite più ad uscirne, oppure voi mettete board e l'avversario è costretto a utilizzare le sue risorse per spaccarvela, ma voi siete sempre più aggressivi e quindi vincete in questo modo. Qua io mulligano Globo Celeste, Cavaliere Celeste, tu non sono entrambi celesti, e la mano è abbastanza buona. Tecole per Marzolino non mi serve eccessivamente, però quando voi partite di Globo Celeste più Biancaneve è una cosa molto buona. Biancaneve che tra l'altro un difensore delle Legioni Reali, cioè, che è un difensore, delle Legioni Reali non possono togliere con troppa facilità e quindi è veramente un drop molto interessante. Biancaneve, l'unico spot in cui non è fortissima è in mirror match e contro i dimensionali che ve la possono bannare a T2. Qua, vabbè, non ho pescato niente di interessante, però ho l'elogio alla follia, ci sta, mi risolve il turno 3 che tra l'altro non avevo. E va bene, tiro l'elogio della follia più il globo celeste. Avrei preferito molto pescare il tempio sulla vetta, però vabbè, non è un problema. Cioè, in realtà sì, perché il tempio sulla vetta è sempre bene averlo subito. Qua io devo fare una giocata strapassiva che è tirare elogio alla follia più carapace di gemma. Lui qua non tirerà nulla, si farà togliere la 2-1, mi sembra. Non capisco perché, cioè a quel punto tanto vale mettere board. Piuttosto tiri la 4-5 e la evolvi. No, la 3-4 e la evolvi, la fai diventare una 4-5, ma perdere un turno così non ci sta veramente. Qua io continuo a mettere board, cioè secondo me ha perso proprio perché non ha tirato nulla a T4. Va bene, qui spreca un'evoluzione per tirare Mera, ma va bene. Qua tra l'altro mi va anche di sfiga, cioè nel senso l'elogio della follia mi toglie la 1-1 anziché la 1-5, ma vabbè era una giostra e l'ho persa, ma ci sta.
Qua io tiro però scrittura oscura, tiro globo celeste, tiro medio ingioiellato per pescare, basta. No, tiro tre carapace di gemma perché voglio board e ci sta la cosa. Perché tra l'altro è fortissimo carapace di gemma al turno dopo con la cerva di Cerigne. Oh, vabbè, lui tira Galvano. Eh sì, ma che peccato. È veramente una carta fastidiosissima sta qua. Gli rimane una 6-4, quindi io sono costretto a tirare la cerva di Cerigne ed evolverla. E chiaramente tirare la cerva illuminata perché qua l'altra non mi serviva a nulla. Tra l'altro tiro anche il medium ingioiellato into cosa? Però vabbè, mi rimane una 5-5, ma sti cazzi. Medium ingioiellato per pescare, perché tanto ho 18 di vita. Sì, per pescare. Tra l'altro il diamante bianco me lo terrò in mano perché semplicemente devo tirarlo al momento giusto. Ok, qua lui fa una giocata forte per metà, diciamo. Ok, che a costo 6 è fortissimo Artù in questo spot. Però gli rimane a 3 di vita e chiaramente va sotto la mia Giovanna. E questo vuol dire che io posso pushargli 4 danni che non sono tantissimi. Però non li schifo, diciamo. Ho tra l'altro ancora un punto evoluzione che mi sono risparmiato. Chiaramente perché i punti evoluzione per questo mazzo sono fondamentali. Non vanno mai sprecati. Qua ok, mi mette board, va di nuovo sotto, non ci va sotto perché tira anche Magnus, però diciamo che pesco una carta molto forte qua. No, sì, pesco una carta molto forte che è la scrittura oscura. Qua devo tirare Sacerdote del Randello, ecco, uno qua che non vede, che non capisce perché io abbia tirato, perché io abbia voluto più che altro Sacerdote del Randello e non la 4-5, è semplicemente per il fatto perché la 4-5, siccome c'era Magnus in campo, non poteva fare i 3 danni a un minion e io chiaramente, come vi ho detto, devo traddare la board a tutti i costi. Ecco, ora la giocata che mi fa lui è veramente molto forte perché sì, vi lascio vedere. Lancer e cioè Marte, Maga dei Luminosi e Lancer. Ma di che stiamo a parlare? Niente, qua io devo chiaramente tirare Egida per dargli fastidio. Stop. È vero che non ho il tempio sulla vetta, però ecco, l'ho appena pescato. E aspetta. Ho sbagliato la giocata? No, non l'ho sbagliata perché tanto era 1-1-1. Non potevo tirare sia etere che tempio sulla vetta mentre 1-2 era ancora in campo. Qua lo obbligo a traddare, il che ci sta. La 5-2 probabilmente mi andrà a faccia o no? Vabbè, qua vabbè, li pompa tutti con Marte. Ah no, non può pomparli perché sono dei neutrali, vero? Vabbè, qui vi vorrei far vedere che avevo due out. La prima era tirare te con Lepre Marzolina e poi Cerva di Cerinia, prendere la versione con Impeto e tradare la 1-3 con Guardia, la seconda tirare Cavaliere Celeste. Chiaramente io cerco, cioè, preferisco il Cavaliere Celeste, ma semplicemente non cambiava nulla. Gli sparo questi no 8-9 danni in faccia. No, 9 danni perché c'è il tempio sulla vetta e la vinco così. Vabbè, queste sono le partite più o meno con questo mazzo qua. Vi consiglio di craftarlo. Ma semplicemente per il fatto che nessuna di queste carte qua ruoterà più di tanto presto. Cioè, comunque sono carte tutte uscite da Starforged Legend, Chrono Genesis e Dawnbreak Night Edge. Egida Celestiale non sarà un problema rimuoverla perché tanto. Tanto cosa? Tanto ci sono mille sostituzioni. Certo, è una carta molto forte, però anche solo il fatto di mettere un amuleto in più o di mettere appunto quell'amuleto 3 che uscirà. Ma in realtà non credo che ci sia tanto spazio. Preferirei piuttosto avere una OE, perché tanto di turni 2 ne ho parecchi. È vero, poi quando ruoterà via Wonderland Dreams, tipo verso settembre, se ne uscirà Biancaneve, ma tutto il resto rimarrà. Vabbè, che dire. Quindi per questo video è tutto. Noi ci rivediamo al prossimo e ciao ragazzi!